Mercoledì 24 giugno 2020, questo è Good Morning Volleyball e oggi è in versione Amarcord perché abbiamo un graditissimo ospite, Julio Velasco. Buongiorno Julio. Buongiorno Andrea, come stai? Io bene. Bene anche Gianluca Pasini che finalmente rivediamo con i capelli tagliati e non più vittima del lockout. Buongiorno Gianluca. Senti, Ciao a tutti, buongiorno. Gianluca. prima di iniziare una domanda per Julio. La domanda non è se, ma quante volte hai litigato con Pasini? No, non molte, per dire la verità. Non è tra quelli con cui ho litigato di più, no, no. Poche, poche. Sono altri con cui ho litigato. Perché sai che per Gianluca è nota di merito, insomma, aver litigato un po' con tutti nella sua vita, in qualche modo. Poi è buono, c'è No, un ma po'. con me ci troviamo spesso d'accordo, ma poi non è una questione di essere d'accordo. Io mi arrabbio solo quando tergiversano quello che uno dice con i giornalisti. Per il resto, se dicono un'opinione diversa, hanno tutto il diritto. Il problema è, come lui sa, che molte volte chi scrive il pezzo non mette il titolo. E i problemi di solito sono con il titolo, non con il pezzo. Gianluca, difendi i titolisti. Negli ultimi anni è capitato purtroppo spesso che si tende a forzare il titolo per avere una frase roboante e in alcuni casi è clamoroso che quello che viene scritto nel titolo è opposto o diversissimo rispetto all'articolo. Va bene, allora breve deviazione sui titolisti, sui giornali. Julio, il motivo di questo incontro graditissimo è che qualche giorno fa mi hai chiamato dicendo: E Sorro, caro Sorro, ho letto una tua intervista su Super Volley Pallavolo in cui dicevi che se tu fossi nato in questi anni, iniziando a giocare a 16 anni, non avresti mai avuto la possibilità di diventare un buon giocatore. E hai chiuso per fatto dicendo: Sappi che io sono completamente in disaccordo con te. Non è la prima volta che la pensiamo in modo un po' diverso, ma spiegami perché secondo te se uno inizia a 16 anni adesso ha ancora la possibilità di diventare un buon giocatore. Guarda, io credo che intanto ci sono tanti esempi, non ultimo Russell che ha cominciato a 17, 18, insomma, l'americano. Gli americani in generale iniziano tardi perché loro non hanno settore giovanile, quindi il massimo che hanno sono club che formano giocatori per poter prendere le borse di studio dell'università, da cui Marco Meoni è andato a lavorare a uno di questi club, tra parentesi, e per cui iniziano tardi. Tardi a giocare pallavolo e all'università fanno un solo allenamento al giorno, d'estate non allenano e c'è un periodo di esame dove non possono allenare come squadra. Pur così, come vediamo, è pieno di giocatori ottimi americani, non solo i sei titolari della nazionale, ma anche tanti altri che giocano magari non in Italia, ma che sono ottimi giocatori. Quindi, al di là di che i fatti dimostrano che non è così, io credo che quello che succede adesso rispetto al passato è una ottima, un ottimo lavoro sulle scuole. Molte società lavorano sulle scuole elementari perché si mettono d'accordo con la maestra che è l'incaricata di fare l'attività motoria, perché non ci sono professori di qualsiasi motoria elementare, e danno lezioni di pallavolo come così fanno altri sport. Questo fa che l'under 14, adesso sarà under 13, under 15, e si forma con ragazzini che vengono dalle scuole elementari. E questo va benissimo, anche perché competere contro il basket, il calcio, la pallamano, dove a quell'età iniziare a tirare in canestro, in porta, eccetera, è molto facile, per noi schiacciare è difficilissimo e quindi fanno un ottimo lavoro le società da questo punto di vista. Però ha una contropartita che i migliori spesso dei bambini a quell'età lì giocano calcio. Non è che il Intendi calcio gli dire fa... migliori motoriamente, intendi? Esatto, il migliore motoriamente, quelli perché il calcio vanno tutti e quindi il calcio si tiene quelli più bravi di solito. Ci sono le eccezioni che confermano la regola, perché ci sono bambini innamorati della pallavolo bravissimi, ci sono figli di giocatori, e il passaparola è molto importante nel reclutamento, perché magari un ex giocatore dice: Sai che ho visto un ragazzino bravissimo, alto, lo porta alle squadre di pallavolo. Ci sono tanti, ma ci sono tantissimi che giocano calcio, che poi a 15 anni smettono, Certo. perché la selezione del calcio è durissima. Cioè, io sempre dico che il migliore della mia scuola non è arrivato nemmeno a entrare al settore giovanile delle squadre delle Serie A della mia città. È migliore proprio, non è nemmeno entrato. Per cui molti mollano perché è troppo duro, l'ambiente è difficile perché c'è una competizione enorme e con prospettive di ricchezza, quindi insomma,
è un ambiente che bisogna avere la pelle dura. E molti ragazzi si stancano, e anche perché a quell'età lì, nell'adolescenza, è molto, molto comune cambiare tutto, ci ricomincia a suonare la chitarra, poi non suona più. Noi dobbiamo essere pronti a prendere quei ragazzi lì, quando smettono calcio. Ci sono tantissimi che hanno smesso il calcio e l'abbiamo preso, da Mastrangelo a Anzani, a tanti ragazzi che giocavano calcio, anche Vullo giocava calcio, cioè tanti. Per cui la tua storia, che tu giocavi calcio e nemmeno tesserato, giocavi calcio come tutti i ragazzi, mentre Andrea Lucchetta, che ha cominciato anche lui a 17 anni, giocava a tennis, che io metto sempre ad esempio di quei 12 campioni del mondo, due hanno cominciato a 16-17 anni, uno solo prima dei 15 che è stato Andrea Gianni, tutti gli altri a 15 anni, io credo che l'età migliore per reclutare pallavolo sia proprio 15 anni, non è 12. Quindi tu dici, 15 anni. Ti dici anche di presidiare, come dire, gli altri sport, perché possono essere il luogo nel quale si trovano atleti motoriamente già evoluti, ma che per varie ragioni potrebbero diventare potenzialmente buoni pallavolisti. Assolutamente. Quello che succede oggi è che se fa le squadre under 14 e allora poi arriva uno dei 15 anni e come lo mette in squadra? Già sanno tutti giocare, già hanno tutti il suo ruolo e l'allenatore si trova in difficoltà, non ha orari di palestra, non è come in nazionale che diceva me lo porto alle 3 del pomeriggio quando non allenano gli altri, a dove se lo porta alle 3 del pomeriggio, non ha la palestra, è complicato. Si può far di più perché d'estate si fa pochissimo, si fanno i camp, però non è che si fa attività delle società, anche in un parco, poi ci sono cose giuridiche, che l'assicurazione, ci sono tanti problemi, però non c'è la cultura di lavorare all'aperto. Mm-hmm. E questo coronavirus speriamo che ci abbia portato un po' di più la grande tradizione anche della pallavolo italiana di giocare e allenare all'aperto. Ma se te fossi adesso a 15 anni, 16 anni quando hai iniziato, tu avresti, diciamo, le stesse possibilità, con la differenza che tu hai avuto la fortuna di far parte di un programma per il Mondiale 85 Juniors, dove Alexander Schiva, insieme a Pitera, alla Federazione, eccetera, sono andato a cercare giocatori con caratteristiche fisiche, al di là che si fossero bravissimi o meno in quel momento, e allora si è stato reclutato. Infatti io insisto molto con i miei collaboratori, già non lo usano più, l'espressione è indietro o è avanti un ragazzo. A me non mi importa per niente che sia indietro. Dobbiamo usare un'altra terminologia. È bravo o non è bravo? Dobbiamo saper vedere al di là della sua formazione tecnica. Io metto ad esempio i reclutatori dei giocatori di calcio. Quelli che sono bravi le pagano tantissimo, perché chi ha la capacità di vedere in tanti bambini che giocano bene calcio, dice quello lì, e molte volte non è il più abile, quello lì, e li azzeccano, e quello quanto vale nel calcio? Allora, noi dobbiamo avere allenatori delle categorie inferiori che sappiano vedere al di là del livello del ragazzo. Mi sbaglio? E questo succede a... Mi sbaglio? Scusa. Una volta hai detto che tu tra un bravo allenatore e un bravo reclutatore preferisci il secondo? E nelle prime squadre sì, l'ho fatto anche. Io quando l'ho scritto nell'articolo che ho scritto per Super Bowl, quando io dirigevo tutto il settore giovanile, perché ero il primo allenatore del club Ferrocarrilo Este, io avevo i più piccoli, avevo i minivoli in under 14, e ho preso la prima squadra. E avevo due allenatori, uno più bravo tecnicamente e l'altro era un po' meno, non era scarso, però era meno bravo tecnicamente, però era molto empatico, un'energia, era una forza della natura. Io ho scelto il secondo, non ho scelto il migliore tecnicamente, perché in quelle da lì la chiave è trovare i ragazzi bravi. Infatti io voglio fare adesso, voglio muovere anche a Giretto, che è il team manager della nazionale, ma voglio fare, e te lo chiederò anche a te, un elenco da pubblicare nel sito della federazione Super Bowl, un elenco del primo allenatore, non il più importante, il primo in assoluto. Chi ti ha portato a te alla prima volta a pallavolo? Qual è stato l'allenatore? Come si chiama? Pilotto. Dobbiamo rendergli onore. Si chiama Pilotto, insegnava educazione fisica al liceo classico e mi ha detto: ma così ta alto, perché non te fai sport? Perché io facevo praticamente nulla e la pallavolo era lo sport più vicino a casa per gente alta. Comunque lui era professore di educazione fisica del liceo classico. Allora, quel Pilotto che nessuno conosce, grazie a lui
tu sei assistito per la parola italiana. E questo non le rendiamo atto, secondo me, a questi allenatori, che non si conosce nemmeno il nome. E sempre se parla da quando, da te per esempio, da Padova in avanti. Sì, sì, così, così. O da Gianelli da Trento in avanti, ma Gianelli da Bolzano, Nelli da Trento in avanti, ma Nelli in Toscana, era palleggiatore prima di opposto, e così via. Quindi potremmo... Allora, il primo del Giancio, chi sta? Non lo so nemmeno io chi è stato. Quindi potremmo mettere su Wikipedia nome, cognome e nato a primo allenatore, in modo che queste persone così importanti hanno un ruolo pubblico anche. Gianluca, a te la parola, visto che ti vedo assorto ad ascoltare. No, stavo ascoltando perché volevo chiedere a Giulio cosa ha cambiato, siccome lui è il direttore tecnico del settore maschile, per questa cosa so che ci sono stati dei cambiamenti, anche da questo punto di vista, per rivedere i giocatori in un periodo successivo. Credo che questo faccia parte dello stesso discorso. Cioè, avete con la Club Italia allargato, avete voluto vedere i giocatori anche più avanti negli anni. Com'è che funziona adesso? Allora, la prima cosa che io ho fatto notare, e mi sono consultato anche con l'Argentina, che ha un grandissimo settore giovanile, e anche lì c'è questo problema, che se uno va a vedere le nazionali giovanili, soprattutto la pre-juniors e l'under 17, perché in juniors già si equilibra, il 90% sono giocatori degli anni dispari, ossia di quelli più grandi dei due anni, no? E come nella nazionale giovanile del Zorro erano praticamente tutti 65, non c'erano 66, c'era Toffoli 66, non so se c'era qualcun altro, non so Narodi se era 66, erano tutti 65. Allora, voglio dire, tante sfigano quelli degli anni pari che non nasce uno bravo. E il problema qual è? Che un anno, quando uno ha 15 anni, è un'enormità. E allora, quelli più avanti sono quelli di anni dispari. Quindi noi sacrifichiamo un sacco di ragazzi gli anni pari perché non le diamo la chance. Certo. E siccome d'estate si fa poca attività nei club, il giocatore che perde il treno della nazionale giovanile fa molta fatica ad arrivare. Arrivano solo i bravi, 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 bravi. Però magari c'era qualcuno che... Allora, la prima cosa che io ho fatto notare è che noi dobbiamo andare a vedere. 2005 sono andati... 2006. Dobbiamo vedere i 2006. 2004, 2003, il 2004. Infatti quest'anno nella pre-junior dei Fanny 6 sono un sacco del 2004. E così... Che hai fatto vedere prima dei 2003? Cioè che vi siete concentrati Tratti. Prima? Tenerli come separati, non metterli nel mucchio. Quanti 2005? Ok, poi quanti 2004? Quanti di questi 2004 sono più indietro, però ad occhio, per esempio De Vincenzo e del Leoni, che è il suo secondo, sono più bravi secondo loro, anche se sono più indietro, e questo non è un gioco di parole, sono più indietro, ma secondo lei loro sono più bravi, e abbiamo aggiunto questo è una cosa, e l'altra andare a cercarli. Ossia, noi abbiamo aumentato, credo molto, credo che le società, sono loro che devono dire se è così o meno, molto il rapporto con i club. Parliamo molto, andiamo a vedere, le chiediamo agli allenatori, hai qualche ragazzo da raccomandarci? E poi quest'anno purtroppo si è interrotto il processo, certo. Però così abbiamo trovato altri ragazzi. A proposito di... Dobbiamo continuare perché... Magari c'è il Zorro, io sono ossessionato di questa cosa. Ma veramente, dico, dove c'è il Zorro oggi? Dov'è? Non ci puoi sfuggire, io le dico così, non ci puoi sfuggire. O il Lucchetta, perché anche Lacchi ha cominciato a tacchi, però Lacchi giocava a tennis. Tu non giocavi nemmeno a un sport. Eppure, guarda, sei stato un giocatore determinante nella storia della pallavolo italiana. Allora dico, se a noi ci sfugge un Zorro, se noi abbiamo fallito. È proprio il contrario, perché dopo si tratta di magari dedicarlo un po' più di tempo. Io mi ricordo che non me l'hai raccontato te, poi tu me l'hai confermato, che te quando eri già nazionale junior, una volta hai mancato una palla e te te volevi sotterrare sotto il parquet perché della vergogna. Hai mancato una palla, eppure sei diventato il Zorro. Allora noi a volte... vogliamo un ragazzo perché fa qualche errore o perché no, non ci arriva. Ma come non ci arriva? Cioè, un ragazzo del primo anno di pre-junior, non dico di under 17, per uno di under 17 ha 6 anni di nazionale, 6 anni.
ma anche uno dei pre-juniors ha 4 anni da nazionale davanti e poi avrà 2 anni magari da 2 perché non entrano magari subito in A1, ma perché non deve andare? Masciarelli arrivato in nazionale che giocava a Castelferretti, io l'ho portato a Iesi, ma era già un giocatore molto interessante. Io gli ho detto solo, se tu migliori a Muro tu arrivi in nazionale. E lui mi ha detto, ma guardate come se io fossi un marziano. Qualche giorno fa me l'ha ripetuto e ha detto anche che l'hai convocato in nazionale apposta per darti ragione, perché avevi promesso che... Quello può darsi, però non lo dico. Senti, a proposito di statistiche, c'è un libro sul mondo del calcio, quindi con grandissimi numeri, che non solo conferma il fatto che tra anni c'è differenza legata proprio al tempo a disposizione, ma anche nello stesso anno, tra il primo, il secondo, il terzo e il quarto trimestre, i ragazzi decrescono per numero. Chi è nato in gennaio è motoriamente più abile di chi è nato in dicembre, e se tu guardi, vedi che nel trimestre ultimo sono meno atleti di alto livello rispetto al primo trimestre, quindi questo è veramente un tema molto molto importante. Sempre una curiosità legata al fatto che il lockdown ci ha portato, diciamo così, a poter rivedere alcune partite degli anni 90. Ora, senza tornare sul tema solo sentimentale, mi piacerebbe un tuo giudizio tecnico su quello che è accaduto nella pallavolo tra gli anni 90, che sono ormai 30 anni fa, e la pallavolo del 2020. Io credo che il gioco in tutti gli sport, ho il coraggio di dire che in tutti gli sport l'evoluzione è vertiginosa. Si parla sempre della parte fisica, secondo me non è così. Non è che la pallavolo, ma neanche il calcio, neanche altri sport, lasciamo stare sport dove c'è il sospetto del doping, per dire chiaramente, no? Senza fare nomi, perché su queste cose bisogna avere prove per fare nomi, quindi mi guardo bene. Però nel calcio, nella pallavolo, ma anche in altri sport, non c'è questa grande differenza fisica, secondo me. Andando verso la forza, la potenza, non è vero. Non è vero, guardavo Italia-Olanda, gli olandesi erano più alti di quelli di adesso. Noi non eravamo mica male fisicamente. E anzi, la squadra che ha sostituito noi, Italia, nel dominio del mondo, era una squadra bassa. Bassa e non di gente grossa. Cioè, Nascimento, confrontato con te come posto, certo, era un ingherlino. Certo. Riccardinho, confrontato con Toffoli, aveva anche un po' di pancetta. Saltava anche meno dei Toffoli. E Gustavo, sì, però alla pari di un Lucky, certo, fisicamente. Giba, Cantagallo, Bernardi, fisicamente non vince. Dante era alto come Lorenzo, come Luca, ma era meno potente fisicamente, erano meglio Lorenzo e Luca. Quindi è stato per una squadra più veloce. Brasile giocava più veloce, tutto è diventato più veloce, cominciando dalla battuta. Le battute che di quelle partite oggi sarebbero ridicole. È vero. Per cui è vero che non ci sono ricevitori, ma è vero anche che la ricezione si gioca, per esempio, non si giocava pipe praticamente. Per cui, quando sempre in quella intervista che hai fatto insieme a Lucky, quando Lucky dice i giocatori da adesso hanno 40% meno di tecnica che nel mio periodo, e lo dicono tanti, lo dice Giuseppe Bruce, lo dicono tanti che è solo nostalgia. È solo nostalgia, assolutamente, assolutamente. Oggi i giocatori sono meglio tecnicamente, sono meglio nel settore giovanile, sono meglio in Superlega. E il problema qual è? Non si può confrontare la squadra titolare più le 2-3 migliori riserve che ha fatto la storia della pallavolo mondiale con qualunque giocatore Superlega. È ingiusto. Ossia, se deve confrontare il gruppo vostro con i migliori di oggi, ma i migliori migliori, perché ci sarà un motivo per cui l'Italia non ha vinto 3 mondiali consecutivi, cioè ha arrivato medaglia d'argento all'Olimpia, per carità, è stato sempre lì ed è bronzo, però ne manca un motivo, c'è, voi eravate un gruppo speciale, allora non si può confrontare il gruppo speciale con giocatori che giocano in squadre che hanno metà classifica, cioè, dai. Ti ricordo una volta dicesti che, visto che la velocità è decisamente aumentata, la tecnica di conseguenza deve essere più evoluta rispetto al passato, e quindi quei gesti, per esempio di ricezione, precisi, perfetti, canonici, adesso non si vedono più tanto, ma questo non equivale a una minor tecnica. Gianluca, prego, una tua curiosità. No, mi inserivo in questo discorso di Giulio, anche se non so cosa risponderà.
però ci sarà successo qualcosa, perché tu hai vinto con quel gruppo storico, ma hai vinto anche con altri giocatori. Cioè, quella è stata un'esperienza che ha portato non al primo livello tantissimi altri giocatori. Quindi evidentemente c'è stato un momento o un perché l'Italia poi a un certo punto ha vinto così meno. Ma intanto diciamo, i cicli esistono in tutti i paesi, no? Noi come Italia dobbiamo ricordarci, perché noi siamo un po' pessimisti, no? Tendiamo a vedere sempre la cosa negativa. E Stati Uniti è passato la traversata del deserto per anni prima di tornare al primo livello, e nemmeno loro hanno rivinto, eh? Sono bravi, tutto quanto, Christian, Sonando, su tutto che vogliamo, non hanno vinto. E l'Olanda è sparita del primo livello. La Polonia è tornata dopo 32 anni. Il Giappone è sparito. Quindi, alla fine, l'unico paese, oltre all'Italia, che si è mantenuto lì, è il Brasile. Quindi, questo non è poco. Ossia, noi dobbiamo sottolineare questo, perché sennò sempre si vede la parte negativa. Un bronzo, un argento, una vittoria, un europeo, una World League. Insomma, siamo stati sempre lì. E questo rende onore alla parola italiana. Certamente, alcune cose, secondo me, sono cambiate, secondo la mia opinione, in peggio, nel senso quel gruppo e quello che è venuto dopo, con cui abbiamo vinto la World League del 95, che poi quel gruppo di giovani si inseriva in allenamento con il primo gruppo, e io ho dovuto fare 10 volte meno per cambiare qualche cosa, si inserivano e si facevano le cose. Io mi ricordo sempre un aneddoto da Rosalba, giovane, che fa attacco e difesa con il Gardo le fa un pallonetto, non ci va neanche a prenderlo, Rosalba, e il Gardo lo ha rimproverato fortemente, no? E allora, sì, lo ha mangiato, e allora Rosalba le fa, ma guarda che te lo fa anch'io se me lo fai te, come se fosse una punizione che le facevi i pallonetti. Guarda, lì se lo ha mangiato. Ma è chiaro che me lo devi fare, poi le devo prendere in partita i pallonetti, no? Cioè, quella mentalità già c'era in quel gruppo, l'aveva iniziato Schiva, perché Schiva era uno, anche lui, tosto, l'ho continuato io, poi un po' si è fatto un passettino indietro, non due passi, però un passettino indietro, no? Questa cosa che i brasiliani poi prendevano in giro i giocatori italiani dicendo: ah, voi siete quelli che la mattina non potete saltare perché vi fa male. Io non avrei, Sorro mi conosce, io non avrei sopravvissuto a una presa in giro dei brasiliani così. Cioè, l'avrei litigato da Bernardinho, il presidente della Federazione Brasiliana, ma cioè, come si accetta una presa in giro così? Noi siamo delicati? Cioè, no, noi siamo più duri di voi. Questo un pochettino si è perso, no? Questo no, di nuovo giocatori che giudicano costantemente come si allena. Che poi noi parliamo sempre male di calciatori, io sono stato nell'ambiente del calcio, forse Cristiano Ronaldo si può permettere, o Messi, ma gli altri nessuno si permette di giudicare, né al preparatore fisico né all'allenatore. Julio, per un metodo di allenamento lo giudicano perché lo manda in banchina, questo è un altro discorso. Una domanda da farti: qualche anno fa, quando Avital Selinger allenava la nazionale femminile di pallavolo, in una chiacchierata, lui era sempre molto ricco di metafore, disse che gli sport, e faceva l'esempio della pallavolo e anche del tennis, hanno dei propri cicli interni in cui lo sviluppo fisico non porta necessariamente a un gioco più bello. È come se ci fossero dei momenti in cui il gioco per i giocatori a disposizione per periodi sia veramente un gioco molto bello, e altri momenti in cui si imbruttisce un pochino. Condividi questa visione dei cicli, dell'estetica degli sport? No, io no. Io credo che ci sono bellezze diverse. Per esempio, un fenomeno nuovo, diciamo, è che la pallavolo femminile sta avendo sempre più seguito in televisione, negli spalti, rispetto al maschile. Non è solo che ha più quantità di giocatrici, perché la pallavolo per le femmine è quello che il calcio è per noi, ma perché molti lo preferiscono. Mio suocero, per esempio, che si è
da quando il mio suocero Pallavolo va anche a Ferrara a vedere la Serie B, lui gli piace molto guardare la femminile perché la palla cade meno, perché c'è più continuità, eccetera. Questo non vuol dire la pallavolo maschile brutta, è un'altra bellezza, più esplosiva, più potente, però è chiaro che il tennis succede la stessa cosa. Credo che la pallavolo maschile potrebbe fare un ulteriore passo per mantenere viva la palla che non cala. Io l'ho proposto a Costa tanti anni fa, adesso non propongo più niente perché mi sono stancato di che non ti ascolti nessuno, quindi non propongo più niente, ma io sono convinto che è un errore modificare il regolamento dello stesso modo per i maschi che per le femmine. Io credo che per i maschi si dovrebbe fare modifiche che per le femmine non bisogna fare. Per esempio, io credo che il centrale dovrebbe rimanere in campo nella fase break, nella fase difensiva. Ossia, sempre, non nella fase difensiva, vietarli, così come si vieta il libero di alzare in palleggio dentro i tre metri, che non ha senso, però ormai è così, non ha nessun senso quello, e vietarli di attaccare dopo la recezione. Cioè, dopo recezione, il centrale di seconda linea non può attaccare, perché se no, se comincia a mettere no, un giocatore di attacco. Invece, quello che si vuole con questa proposta mia è avere un altro giocatore in difesa che, oltre a permettere di difendere di più, permetterebbe più richiesta tattica, perché uno può decidere che uno si metta a 2 metri fuori del campo il settimo giocatore, o che uno vada al pallonetto fisso, o cambiare a seconda delle circostanze. Però le donne non hanno tante palle toccate del muro che vanno lontano, per esempio. Noi sì. Allora, se ci fosse un settimo giocatore specializzato, per esempio, in prendere le palle toccate del muro fuori del campo, ci sarebbe un certo percentuale dei palloni rigiocati. Quindi, se ho capito bene, perdona, negli uomini un settimo uomo ci starebbe, quindi un libero proprio settimo, nelle donne invece non faresti questo cambiamento? Le donne no, perché già il punto è sufficientemente lungo, non hanno bisogno di questo. Ed era la proposta che tu avevi fatto qualche anno fa già alla federazione, alla commissione della federazione, quando è nato il libero? Sì, io se l'ho proposto a Costa, in realtà, sia il libero che questo. Il libero andava avanti, io non lo chiamavo libero, però, mentre che questo no. Okay. Lui mi ha detto, la tradizione della pallavolo è giocare in 6, vabbè, la tradizione della pallavolo è non colpire con i piedi, la tradizione della pallavolo è che la palla non toccasse la rete in battuta, cioè, tante tradizioni, cambio palla, eppure oggi è inimmaginabile una pallavolo con cambio palla, no? Certo. Cioè, senti, un'ultima cosa, siamo quasi arrivati in fondo al nostro tempo a disposizione. Una volta mi hai raccontato che se un ragazzo giovane impara a fare un gesto a velocità controllata, quando poi prova a fare il gesto a velocità massima è come se dovesse ricominciare da capo il gesto, e questa è un po' una perdita di tempo. Ho capito bene? Ricordo bene? Sì, non da capo, però sì, questo è un problema, è un tema lungo da spiegare, però diciamo il cervello si adatta allo stimolo specifico. Il cervello non sviluppa capacità come invece si conosce nella cultura generale sportiva e non. Non sviluppa capacità. Non esiste una zona del cervello che sviluppa una capacità. Quello che fa il cervello è fa delle connessioni neurali, quando ci sono molte simili, è quello che noi chiamiamo motricità specifica o motricità generale. Quando un bambino ha fatto nuoto, ha fatto ginnastica, ha fatto calcio, ha fatto parabola, alla fine ha una motricità generale buona. Ma questo vale per la cultura. Ci sono studiato un po' di tutto, ha una cultura generale buona, ma non esiste una materia cultura generale. Che cosa si insegna in cultura generale? Cose specifiche. E lo stesso vale per la motricità. Quindi se io devo correre Formula 1, è inutile che mi alleni a 170. Sì, è chiaro, se devo imparare a guidare anche a 30, per cui se io devo imparare a ricevere, devo anche fare bagger contro il muro, devo fare battute facili prima, ma poi lì sto facendo cose propedeutiche. Però quando devo allenare, per quello la differenza tra insegnare e allenare, quando devo allenare la recezione, devo ricevere battute come quelle della partita. E lo stesso vale per l'attacco. Se io, per non sbagliare, attacco piano e non accetto mai l'errore nel settore giovanile, perché no, è uno che sbaglia molto, ma ci mancherebbe altro. Ma io do sempre l'esempio di Raul Quiroga, che l'ho visto giocare da piccolo, ma tirava delle palle al muro della palestra a volte. Fomin lo stesso,
e a te ti sarà successo lo stesso, non ti ho visto da giovanissimo. Ho tirato giù un cartello fumare in fondo alla palestra, ma distante, con un missile che ho dritto per dritto. Allora, la soluzione non è rallentare il braccio. Questo è il punto. La soluzione è fa feedback di che cosa hai fatto male e fallo di nuovo alla stessa velocità. E magari subito dopo non ti viene, ti verrà la terza o quarta prova. Ma il concetto di che si impara per feedback, tutti lo accettano in teoria, ma nella pratica, poi nella metodologia, in realtà si continua con un'idea vecchia, che si diceva si impara solo delle ripetizioni corrette. Le ripetizioni sbagliate creano cattive abitudini. Non è così. Si impara con il feedback. È chiaro che se sono più gli errori che quelli corretti, devo intervenire facendo una progressione. Ma non devo fare progressioni lunghissime. I bambini non imparano con progressioni lunghissime. Anzi, io lo vedo con le mie nipotine. Prova a salire, la più piccola, prova a salire, non riesce, perché la sorella sì riesce a salire sul divano, e se uno la vuole aiutare, ti manda via di mal modo. Ti dice sola, ti dice, e continua a provare finché trova la soluzione. Allora, noi insegniamo una cosa più complessa che salire sul divano, ma troppo velocemente la prendiamo e la mettiamo sul divano. E dopo ci lamentiamo che i giocatori non sono creativi, che non sono questo, che i giovani da adesso, eccetera, eccetera, sarebbe da fare tutta una puntata sui giovani da adesso. No, non c'è nulla. Non c'è niente da dire, anche la metafora del divano è diventata adesso per me un'immagine fortissima. Troppi giocatori che abbiamo aiutato a salire sul divano e poi non sanno salire. Grazie. Gianluca, stiamo per chiudere. Cosa ci rimane da chiedere a Julio? Ma direi che nonostante il lockdown, lui quest'inverno ha visto tantissimi giocatori, hanno fatto un progetto con 130 giocatori, quindi c'è sempre una maniera di superare le difficoltà, che è il grande insegnamento secondo me di Giulio, e di battere i luoghi comuni, secondo me il grande insegnamento che ha lasciato la parola italiana. Ma io cerco sempre di fare questo, ma mi viene un po' naturale quello che sto cercando di insegnare agli altri, perché oltretutto ho fatto un corso che sto finendo adesso per tutti online, tutti i martedì, i responsabili regionali e territoriali, quindi sono 120 allenatori, e tutti i giovedì per tutti gli allenatori che hanno giocatori nazionali giovanili. Abbiamo 130, quando abbiamo fatto la selezione finale, quindi sono altri 70-90 allenatori. E quello che lo dico a loro è semplicemente, è uguale che sempre l'ho detto ai giocatori, le capacità ci sono, c'è chi ce l'ha più migliori, che ce l'ha peggiori, ci mancherebbe. E il problema è se uno si mette a spiegare sempre quello che non si può fare, non ce la fa. Io non ne posso più, non adesso, non ne potevo più accendere la televisione che tutti parlassero di che è diverso. Ma non è lo stesso il calcio senza pubblico. Ah no? Ah, io, tutti credevano di sì. Cioè, basta, lo dici una volta, basta. Se dobbiamo giocare pallavola senza pubblico, allora non ci ricordiamo. Cioè, Sorro si ricorda sicuro quando giocavamo senza... C'erano le fidanzate, chi l'aveva la fidanzata? Quindi poche. Quando io giocavo in Serie C, in Serie B, no? Non c'era nessuno. Perché già i genitori non ci andavano più. Ci andavano quando uno era più piccolo. Non c'era proprio nessuno. E le partite si giocavano. Allora, va bene, chiaro che è un'altra cosa con il pubblico. Ma vogliamo piangere fino a quando? Finché ci sarà il vaccino? Basta. Che si può fare? Allora, noi potevamo fare alcune cose. Corsi per allenatori gratis. E allenare fisicamente 130 ragazzi. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, fine, basta. E oggi dobbiamo fare quello che si può e noi dobbiamo iniziare, adesso luglio dobbiamo iniziare, poi non potremo fare muro? Non faremo muro, faremo grandi attacchi, battuta, resistenza, difesa, ci sono tante cose da fare, quando si potrà murare si murerà. Fine. Dai, alla grande, come al solito, semplice il messaggio, ricco di significati, facciamo quello che c'è. Julio, ti ringrazio moltissimo, grazie per le informazioni, per questa chiacchierata, un grazie anche a Gianluca, vi auguro buona grazie giornata, grazie a voi, a prestissimo, un saluto a tutti da Good Morning Volleyball. Ciao ciao ciao.